Salve a tutti e benvenuti in questa prima lettura del libro dedicato all'avvertimento universale, quindi all'illuminazione delle coscienze, e da parte di questa mistica Sulema, che è seguita da più vescovi e sacerdoti, come abbiamo letto in questi scritti, come padre Juben Riveros e padre Giroux. Allora ci concentriamo su questa prima lettura e poi nei prossimi video cercheremo di portare altre letture con delle breve catechesi, breve meditazioni. Allora richiamiamo in noi a parlare la Divina Volontà affinché lo Spirito Santo possa guidarci nella lettura, nell'ascolto, nella meditazione. E possano queste parole, questi scritti, donarci quella luce, quell'amore, quel sostegno di cui abbiamo bisogno in questi tempi tenebrosi, dove ognuno di noi deve fare quel minimo indispensabile per salvarsi l'anima attraverso un cammino di conversione e preghiera. Maria, Regina della Pace, 2010. Prima settimana di Avvento. Si pensa a tutto meno che al supremo sacrificio di Gesù amore, prigioniero in una piccola ostia. Grazie, figlia mia, fai il segno della croce e scrivi, coperta dal prezioso sangue del mio divino figlio Gesù, Cristo il Signore, per la gloria di Dio suo Padre. Sì, figlia mia, è il momento dell'adorazione, della meditazione, delle sacre scritture che ci parlano della passione di mio figlio, mio Dio e mio Signore. Nel tempo in cui vivete, figlia mia, si parla di tutto meno che del supremo sacrificio, la crocifissione del mio divino Gesù amore. Si sono dimenticate le sue atroci sofferenze, tutto quello che egli ha sopportato per salvarvi, la sua dolorosa agonia nell'orto degli ulivi. Non si pensa più a tutto ciò che pensa. Non si pensa a tutto ciò. Chi pensa ancora a ringraziarlo di questo? Chi pensa a dirgli grazie Gesù di esserti fatto uomo per il tuo amore, per me e per tutto il genere umano? Egli di natura divina ha lasciato tutto, la sua gloria vicino al Padre, per farsi uno di noi. Avete dimenticato che egli è vero Dio e vero uomo? Sempre più vi vergognate di parlare di lui, di pensare a lui, l'autore della vita, il creatore di tutto ciò che è visibile e invisibile. Egli, che non si è risparmiato in nulla, che vi ha dato tutto fino all'ultima goccia del suo prezioso sangue, ringraziatelo. Sovente, figli miei, per tanto amore, come egli ha detto in Giovanni 15:13, non c'è amore più grande di quello di dare la propria vita per coloro che si amano. È arrivato al punto di farsi prigioniero di una piccola ostia. Egli, l'infinitamente grande, si è fatto infinitamente piccolo. Follia agli occhi degli uomini, meraviglia agli occhi degli angeli. Quando andate a riceverlo, fatelo con grande rispetto, una grande devozione, una grande riconoscenza, una grande umiltà e soprattutto un grande amore. Che gli trovi l'amore nei vostri cuori, riscaldatelo col vostro amore, egli muore d'amore per i suoi figli. Seguitelo ogni giorno e non temete niente. Eccolo il vostro Gesù amore, amatelo, amatelo, figli miei. Grazie di consolare la vita della mia vita, la luce dei miei occhi, il cuore del mio cuore, il mio Dio e il mio Signore. Grazie, figlia mia, di dare ascolto al mio cuore di madre, così addolorato da tanti e tanti figli che non credono più che Dio esiste. Non c'è un Dio che li ha creati e che li attende. Siate benedetti, figli miei, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Alleluia. In questo messaggio della Madonna del 2010, per modo di dire, perché la Madonna, come tutti questi esseri che vivono nel Regno dei Cieli,
Per loro non c'è l'età, non ci sono date, non c'è tempo, non c'è spazio. E quindi siamo noi costretti a quantificare il tempo con le date. Allora Gesù si fa piccolo nella sacra Eucaristia per noi cattolici. Ma la Madonna ci ricorda che Gesù è il creatore di tutte le cose. In questo mistero della Santissima Trinità. È come se cercassimo di racchiudere tutto l'universo che neanche conosciamo, tutti i suoi misteri, tutte le sue profondità, in un pezzo di pane. Ed è quello che Gesù ha fatto. Ha preso se stesso, che è l'infinito, non è l'universo, perché l'universo è un insieme di galassie, che poi, tra l'altro, è Gesù che le crea, insieme agli angeli e agli arcangeli, ma sono tutte cose che rientrano in uno spazio, mentre Gesù è infinito. E quindi mettere l'infinito dentro un qualcosa di infinito, di finito, è un mistero. E la Madonna non ci vuole soltanto parlare di cose che non possiamo concepire, come l'infinito dentro il finito, ma anche di come ci siamo dimenticati di questo fratello, padre, amico che è Gesù e di questo suo lasciare la gloria dei cieli per incarnarsi, farsi uomo, tutto per la volontà del Padre. Perché tutto l'amore che abbiamo ricevuto da Gesù, tutta la testimonianza che abbiamo ricevuto da Gesù, era la volontà del Padre, un Padre che pensiamo ancora meno di Gesù, lo Spirito Santo che pensiamo ancora meno di Gesù. E se Gesù è quello che nominiamo più spesso nelle preghiere dei nostri cuori, poi spesso ci dimentichiamo che esiste anche il Padre e lo Spirito Santo. Ci dimentichiamo delle cose divine e ci facciamo prendere dalle cose del mondo. Cosa dobbiamo mangiare, cosa dobbiamo bere, dove dobbiamo andare, se ci dobbiamo vaccinare, se non ci dobbiamo vaccinare, ma cosa faremo, cosa non faremo. Ci facciamo prendere da tutte quelle cose del mondo quando questo mondo ormai è finito ed è entrato nell'Apocalisse, in tutti quegli eventi che precedono l'apparizione dell'Anticristo e il ritorno di Gesù, in tutti quegli eventi che precedono i cieli nuovi e la terra nuova, dove Gesù e la Madonna saranno vivi tra di noi, cammineranno tra di noi, e quindi questo pane degli angeli sceso dal cielo sarà in mezzo a noi. Allora, la Madonna ci invita a ricevere Gesù Eucaristia, ci invita a predisporci a questo incontro attraverso la santa preghiera, la santa Eucaristia, la santa confessione e poi attraverso un grande atto di rispetto, devozione, riconoscenza, umiltà e amore. Perché accostarsi a Gesù Eucaristia senza la preghiera, senza la confessione, senza Maria che ci prende per mano, poi diventa un atto egoistico, un atto di peccato mortale. E quindi è bene prepararsi per ricevere il tutto dentro l'Eucaristia. Sia lodato Gesù Cristo nel cuore immacolato di Maria.